Swyte ti consente di utilizzare la funzione Facebook Pixel e Google Analytics per tracciare visite sul tuo sito web. Il pixel di monitoraggio di Facebook è un codice da inserire nel tuo sito web che permette di raccogliere dati statistici allo scopo di misurare l'efficacia di una campagna pubblicitaria. Il pixel di Facebook è disponibile solo se il servizio Swyte è collegato ad un dominio personalizzato. Google Analytics è un servizio fornito da Google con lo scopo di far conoscere agli amministratori di un sito chi visita il tuo sito web. Per inserire questa modalità di tracciamento, devi accedere al pannello di controllo di Swyte e cliccare su Marketing, selezionare la scheda Pixel and Tracking. Per entrambi i casi la procedura è la stessa. Dalla seguente schermata inserisci l'ID Pixel di Facebook o l'ID di monitoraggio di Google Analytics all'interno dei rispettivi campi. Ti consiglio di abilitare il checkbox che consente di bloccare il codice finché non verrà dato il consenso tramite il cookie banner. Dal menu a tendina seleziona la categoria di appartenenza dei cookie. In questo modo la gestione delle informazioni utilizzata da Facebook o Google Analytics viene bloccata finché il visitatore non darà il consenso all'utilizzo dei cookie tramite il pulsante presente sul banner dell'informativa cookie. Clicca su Aggiungi codice. A questo punto visualizzerai la seguente schermata, da cui ti è possibile inserire un titolo identificativo del codice. Il codice fornito da Facebook o da Google. Questo codice verrà inserito all'interno del sito web, permettendone di fare il tracciamento. Se lo ritiene necessario, abilita nuovamente il checkbox utile a bloccare il codice finché non verrà dato il consenso tramite il cookie banner. Dal menu a tendina seleziona la categoria di appartenenza dei cookie ed infine salva le modifiche dal pulsante conferma.